Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Già in diverse occasioni ci siamo soffermati con piglio critico sulla espressione palesemente orwelliana di professionisti dell'informazione. Tale espressione, come senz'altro rammenterete, venne introdotta fin dall'epifania del coronavirus dai gestori delle superstrutture mediatiche, televisive e giornalistiche per legittimare il proprio operato e, con movimento sinergico, per delegittimare ogni voce variamente fuori dal coro, ogni prospettiva disallineata rispetto alla violenza simbolica dei gruppi dominanti. I gruppi dominanti, infatti, detengono non soltanto il monopolio dei mezzi della produzione, ma, oltre ad esso, il monopolio dei mezzi della comunicazione. E uno dei loro problemi nell'attuale congiuntura sta nel delegittimare a prioricamente ogni altra possibile fonte di informazione, ogni altro possibile luogo di pensiero vagamente divergente rispetto ai dettati del pensiero unico politicamente corretto. Ebbene, a suffragio di questa tesi si consideri, quasi in guisa di vertice insuperato del pensiero unico politicamente corretto e neo-orwelliano, quanto apparso in questi giorni sul rotocalco turbomondialista La Repubblica. La Repubblica, che già da tempo si è attestata come principale organo di riferimento del padronato cosmopolitico, a tal punto che noi la definiamo senza ambagi come la voce del padrone. La voce del padronato cosmopolitico e ultimamente anche la gran cassa del nuovo leviatano tecnosanitario. Così dice Repubblica a proposito del Brexit, ossia di quell'ultimo tentativo dei popoli d'Europa di reagire al sempre più iniquo e sempre più asimmetrico ordine neoliberale. Così dice Repubblica: i disagi degli italiani dopo la Brexit, non si trova più nemmeno l'acqua. Ascoltando le voci di chi vive e lavora in Inghilterra da anni, si capisce che la Brexit ha portato molti problemi. Così su Repubblica. Ovviamente non si fa motto dei possibili vantaggi che suddetta Brexit ha introdotto per il popolo inglese. Si parla sempre solo degli svantaggi. Del resto, la narrazione egemonica, già prima della Brexit, immaginava che sarebbero giunte le cavallette, si sarebbe prodotto uno scenario di sciagura per l'Inghilterra qualora avesse osato abbandonare i perimetri blindati dell'Unione Europea. Eppure noi sappiamo, ce ne hanno dato variamente informazione testate non allineate e talvolta perfino i professionisti dell'informazione non hanno potuto tacere tali notizie, noi sappiamo, dicevo, che l'uscita dall'Unione Europea da parte della Gran Bretagna ha recato al popolo inglese numerosi vantaggi sul piano economico, anzi si è da più parti parlato di ripresa dell'economia. Ebbene, il fatto che ora il rotocalco turbomondialista La Repubblica e con esso i principali professionisti dell'informazione tratteggino uno scenario in termini neo-orwelliani in cui addirittura manca l'acqua in Inghilterra, e davvero verrebbe da ridere talvolta leggendo informazioni di questo tipo, ebbene, è evocativo di come niccianamente i professionisti dell'informazione siano assai spesso professionisti nel far diventare favola il mondo reale, se volessimo esprimerci con Nietzsche. Ebbene, dobbiamo sempre più apertamente prendere congedo dalla narrazione mainstream, dai professionisti dell'informazione, a partire dallo stesso termine che hanno scelto per definirsi professionisti dell'informazione. Davvero, chiediamoci, mai espressione fu più pomposamente e goffamente neo-orwelliana? Radioattività con Diego Fusaro.